Connessioni efficienti al tempo del Covid rappresentano anche gli unici mezzi per poter assolvere i propri doveri lavorativi o di studio, oppure per poter restare a passo con il mondo che in altre parti va avanti veloce. Se le connessioni internet non sono veloci ed efficienti, resti indietro. Quanto accade a Roberta Benvenga, giovane studentessa di Teggiano, mette in chiara luce problemi con cui quotidianamente devono fare i conti i ragazzi che nel XXI secolo cercano di costruirsi il futuro attraverso lo studio e la formazione. In una lunga lettera, la giovane Roberta racconta come, a seguito del maltempo di questi giorni, si è ritrovata priva della connessione ad internet necessaria per poter seguire i corsi universitari da casa. Ricordando come l'ultimo anno è stato caratterizzato da un radicale cambiamento delle abitudini di vita quotidiana e da nuove metodologie di studio e di lavoro, sottolinea come anche nel centro storico di Teggiano tutti hanno cercato di adeguarsi alle nuove regole, ma ciò non sempre è stato possibile, anche perché nel centro storico di Teggiano, come in altri comuni del Vallo di Diano, per quanto si parli di arrivo della fibra, ad oggi pare non è ancora possibile accedere al servizio. Io ho iniziato l'università ad ottobre, questo ottobre, ma posso parlare di didattica a distanza, in quanto anche l'anno scorso ho seguito molte lezioni a distanza. La situazione non è delle migliori, soprattutto per noi che viviamo in questi piccoli paesi in cui la connessione non è delle migliori e ci troviamo molto in difficoltà a seguire le lezioni, a dare esami, o anche a fare dei test, in quanto vengono di tanto in tanto all'università vengono somministrati dei test per valutare lo studio che uno studente fa. Io frequento una facoltà linguistica e ho perso una lezione, cioè delle lezioni di inglese che sono obbligatorie, perché se non frequento un tot di lezioni non posso essere ammessa all'esame. Quindi insomma si preclude anche il tuo percorso di studio universitario in questo modo. Se la DAD va avanti così, sì. Ho scritto questo mio pensiero di denuncia, soprattutto perché ho la speranza che qualcuno faccia qualcosa, perché io parlo dal mio punto di vista, però se nessuno fa nulla e ci aiuta, cosa possiamo fare noi? Diventa complicato se non abbiamo qualcuno che ci sostiene, ma non perché ci mancano le idee o ci manca la voglia di farlo. Non tutti possono adeguarsi ai processi di evoluzione tecnologica, soprattutto perché sono ancora troppo evidenti e marcate le differenze tra territori, in particolare quando si parla di connessione alla rete. Quando queste differenze vengono a galla durante le attività didattiche, emerge anche una chiara difficoltà a vedersi riconosciuto uno dei diritti fondamentali della persona e dei giovani, il diritto allo studio.